Teatro Carignano, 19-24 marzo 2024. Repliche accessibili La ragazza sul divano di Jon Fosse. Regia e adattamento di Valerio Binasco. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo La ragazza sul divano di Jon Fosse, con l'adattamento e la regia di Valerio Binasco. Le repliche dal 19 al 24 marzo sono accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audio descrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di 1 ora e 10 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. La ragazza sul divano è un testo dell'autore norvegese Jon Fosse, pubblicato nel 2002. I personaggi non hanno nomi propri e la protagonista è interpretata da due attrici, la donna e la ragazza, la sua rappresentazione del passato. La donna è una pittrice di mezza età, sta dipingendo il ritratto di se stessa da giovane, una ragazza accovacciata, senza entusiasmo, su un divano. Momenti del presente si alternano a ricordi del passato più e meno lontano. La donna ripensa con frustrazione ai suoi conflitti affettivi, la relazione col marito e la sua vita da giovane in casa con la madre e la sorella. La ragazza passava ore sul divano ad aspettare il ritorno del padre marinaio, assente da anni. Viveva un profondo dolore dovuto al rapporto negativo con la madre, l'invidia verso la sorella e l'attesa del padre. Questa sofferenza contribuisce in età adulta alla fine della relazione matrimoniale. La storia racconta i dubbi della donna sulle proprie capacità artistiche e la difficoltà ad affrontare le ferite affettive che non si rimarginano mai del tutto. Scene e costumi. La scena si svolge in un appartamento che è contemporaneamente la casa del presente della donna e del passato della ragazza. Sul fondo, a sinistra, c'è una porta. Sulla destra, in secondo piano, si trova la camera da letto, rialzata e nascosta da un velo che ne impedisce la visione quando non è illuminata. Su quel velo viene proiettato il quadro che la donna sta dipingendo. In scena sono presenti gli elementi di un comune appartamento. Sulla sinistra un frigorifero, al centro un divano, una lavatrice e dei fornelli, sulla destra un tavolino con una bottiglia di gin rovesciata e due sedie. Sul pavimento un giradischi e alcuni dischi sparsi. Gli abiti sono contemporanei. La donna ha una giacca scintillante colorata, una gonna e le mani sporche di pittura. La ragazza indossa un maglione molto largo, slip e calzini. La sorella porta biancheria intima trasparente e una lunga vestaglia aperta. Quando esce di casa è vestita con un cappotto di pelle lungo e stivali col tacco. La madre alterna due abiti dai colori brillanti, uno verde, l'altro giallo. Gli uomini indossano abiti scuri. Autore e regista. Jon Fosse è uno scrittore e drammaturgo norvegese. Scrive romanzi, racconti, poesie e opere per il teatro tradotti in tutto il mondo. Nel 2023 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Valerio Binasco, dal 2018, è direttore artistico del Teatro Stabile di Torino e direttore della Scuola per Attori. È autore, regista, attore teatrale e cinematografico ed è riconosciuto come il principale interprete italiano di Jon Fosse. Info, prenotazioni e biglietti.
Per maggiori informazioni scrivici a accessibilità@teatrostabiletorino.it o chiamaci allo 011 5169 460. Prenota in anticipo i biglietti, specificando eventuali necessità, all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011 5169 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Carignano, Piazza Carignano 6, Torino. Orari spettacoli: martedì, giovedì e sabato, ore 19:30. Mercoledì e venerdì, ore 20:45. Domenica, ore 16:00.